con gli autori, però io volevo introdurre un attimo l'argomento. Non ho resistito, perdonatemi, ho fatto delle slide, non odiatemi, sono delle brevissime, sono proprio 4-5 slide sul concetto di cittadinanza digitale. Come dicevo prima, che iniziasse lo streaming con gli autori, insomma, la cittadinanza digitale è sempre stata un po' vista come competenza dei giuristi, e lo vedo fare ancora oggi. Perché? Perché è, come dice questa slide che ho preso semplicemente da Wikipedia, è una definizione proprio molto molto introduttiva, molto da enciclopedia. La cittadinanza digitale è una estensione della cittadinanza tradizionale, quindi come materia scolastica va a finire all'interno del più ampio calderone della cosiddetta educazione civica. Materia che a volte insegnano i docenti di materie letterarie, ma più propriamente di docenti che hanno invece una formazione giuridica o politologica. Allora, per cittadinanza digitale cosa intendiamo? Intendiamo, vedete, la capacità di un individuo di partecipare alla società online come ogni attore, scusate, come ogni attore di una società. Il cittadino digitale deve comportarsi come un portatore di diritti, ma anche un portatore di doveri. Quindi questa classica duplicità, di rovescio della stessa medaglia, diritti e doveri, e fra questi ci sono anche quelli relativi all'uso dei servizi dell'amministrazione digitale. Quindi molta dell'attività dei rapporti col pubblico, con la pubblica amministrazione avvengono oggi attraverso il digitale, attraverso la rete. La situazione bizzarra e assurda che stiamo vivendo in questi mesi per colpa della pandemia ha in un certo senso accelerato questo meccanismo e l'ha forzato, e forse è uno dei pochi punti positivi di questa pandemia, però dall'altro lato ci vuole un maggior livello di consapevolezza da parte dei cittadini su questi diritti e su questi doveri, cioè su come, cioè quali sono i loro diritti come cittadini digitali, ma anche come ci si comporta correttamente e opportunamente nei confronti degli altri consociati che fanno parte di questa città virtuale digitale. La cittadinanza digitale quindi è un'estensione della cittadinanza tradizionale, fra virgolette, dovuta all'ampliamento dei mezzi a disposizione del cittadino per l'esercizio di alcuni suoi diritti e per il rispetto dei suoi doveri. E cos'è che ha portato il tema della cittadinanza digitale a essere, insomma, di discussione, tema caldo di discussione negli ultimi mesi? È stata una nuova legge, ecco qua l'approccio del giurista, perdonatemi, una legge che ha introdotto l'insegnamento scolastico e l'educazione civica come materia a sé stante, no? Scritto così sembra, insomma, può disorientare, perché alcuni diranno: ma come, ma l'educazione civica si è sempre insegnata a scuola? Sì e no, nel senso che non ha, si è sempre insegnata, ma è sempre stata lasciata come materia marginale, di competenza di docenti con formazioni un po' disomogenee. Invece adesso si è creata una materia a sé stante con dei docenti che devono essere qualificati specificamente su quella materia. E come vedremo, come si vede da questa slide, nell'articolo 5 di questa legge, che è fresca fresca perché è dell'anno scorso, del 2019, si dice che nell'ambito dell'educazione civica rientra anche una educazione alla cittadinanza digitale. Vedete, nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica è prevista l'educazione alla cittadinanza digitale. Quindi l'offerta formativa erogata deve prevedere almeno le seguenti abilità e conoscenze digitali essenziali. E parte un elenco, l'articolo 5 è fatto di un elenco delle competenze che rientrano appunto nel concetto di educazione alla cittadinanza digitale. Ad esempio, analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l'affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali. Verissimo, perché la rete ci mette a disposizione tutto, cioè di tutto e di più sulla rete, quindi non è più tanto un discorso di memorizzare informazioni, ma di saper scegliere quale tra tutte quelle informazioni che sono facilmente accessibili, quale è quella buona, quella che ci serve, quella affidabile. B, interagire attraverso varie tecnologie digitali, individuare i mezzi e le forme di comunicazione digitali appropriati per un determinato contesto. E poi C, informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso l'utilizzo di servizi digitali pubblici e privati, ricercare opportunità di crescita personale e di cittadinanza partecipativa attraverso adeguate tecnologie digitali. Poi c'è il punto D, vedete, conoscere le norme comportamentali da osservare nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'interazione di ambienti digitali, adattare le strategie di comunicazione al pubblico specifico ed essere consapevoli della diversità culturale e generazionale negli ambienti digitali. Sembrano cose banali, ma lanciano delle sfide non da poco, eh. Creare poi il punto E, e abbiamo quasi finito, e gestire l'identità digitale.
essere in grado di proteggere la propria reputazione, gestire e tutelare i dati che si producono attraverso i diversi strumenti digitali, ambienti e servizi, rispettare i dati e l'identità altrui, utilizzare e condividere informazioni personali identificabili proteggendo se stessi e gli altri. E infine il punto F e il punto G, cioè il punto F parla di conoscere le politiche sulla tutela della riservatezza applicata ai servizi digitali, applicate dai servizi digitali relativamente all'uso dei dati personali, la cosiddetta privacy, no? Cioè un giro di parole per dire conoscere e avere consapevolezza della gestione della privacy, che è uno dei temi di cui io mi occupo nella mia attività professionale. E poi infine essere in grado di evitare, usando le tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al proprio benessere fisico e psicologico, essere in grado di proteggere sé e gli altri da eventuali pericoli in ambienti digitali, essere consapevoli di come le tecnologie digitali possono influire sul benessere psicofisico e sull'inclusione sociale, con particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al bullismo e al cyberbullismo. Avete visto quante volte emerge il concetto della consapevolezza, dell'aumentare il livello di consapevolezza. Okay. Io mi sono occupato di una fettina di queste competenze, nel senso che nelle varie attività di formazione io ho tenuto, ad esempio, l'anno scorso per una piattaforma, adesso non nomino quale, per una piattaforma di aggiornamento professionale per i docenti, per il mondo della scuola, proprio un corso sulla cittadinanza digitale in collaborazione con un'altra docente che appunto veniva più dal mondo della educazione civica più classica, però io mi ero occupato della parte sul rispetto del copyright online, la sicurezza informatica e il rispetto della privacy. Però appunto è una piccola fetta, vedete quante altre estrinsecazioni, quante altre facce ha il concetto di cittadinanza digitale. E tra l'altro, come chiudo con questo mio commento, questo è il tipico approccio dei giuristi, quindi anche io stesso mi metto e mi sono macchiato in questa nostra presentazione di un approccio un po' retrogrado, fra virgolette. Cosa ho fatto? Ho fatto 5 slide in cui ho proiettato delle norme e le ho lette, le ho commentate, no? È un approccio molto molto conservatore, magari qualcuno si sarà già pure annoiato. Ho finito di parlare perché quello che ho notato quando ho poi aperto il libro dei nostri ospiti era un approccio molto diverso invece. Io ho notato un approccio completamente diverso alla materia rispetto ai soliti libri di cittadinanza digitale, documenti che ho letto che partivano dagli articoli della Costituzione, partivano dagli articoli sul codice della privacy, e quindi l'approccio era tipicamente legalese, giuridichese, e poi cercavano di renderlo più comprensibile. Voi avete fatto un discorso abbastanza inverso, partite dai bit, che mi sembra questa da un lato la provocazione e l'originalità del vostro lavoro, e quindi... Ripeto, se quello che vi ho detto vi è interessato e volete approfondire, qua ci sono i miei canali social, possiamo rimanere in contatto in futuro, ma adesso lascio spazio ai nostri fantastici ospiti.